Alleluia. Siamo qui per lodare il nome del Signore, per annunciare la sua parola. Siamo qui per essere benedetti dal Signore. E se ascoltate potete essere benedetti anche voi, soprattutto potete chiedere al Signore che vi illumina, vi guida e troverete benedizione per la vostra vita. Lo scopo nostro della televisione è quello di annunciare Gesù, che ci ha salvati, ci ha redenti, e quest'opera la può fare anche nella vostra vita. Per iniziare, canteremo il cantico 749. Gloria al Signore. 749, quelli che sperano. Quelli che sperano in Gesù. Preghiamo il Signore. Gloria al tuo nome, Gesù, alleluia. Signore, ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore in questa sera, che ci dai grazia di essere alla tua presenza per lodare il tuo nome, per annunciare la tua parola. Sicuramente tu parlerai ai nostri cuori, benedirai la nostra vita, benedirai la vita degli ascoltanti, benedirai la vita di quanti sperano e vogliono sperare in te. Ti preghiamo aiutaci, Signore, vogliamo alzarci in volo come le aquile, Signore, affinché possiamo avvertire dentro di noi quella forza che viene da te. Benedici, Signore, le anime nostre, il nostro cuore, la nostra vita. E ti preghiamo, Signore, che ci dai una nuova unzione a noi e a quelli che sono a casa, affinché possiamo sperimentare la gioia del Signore, la salvezza, possiamo sperimentare quelle che procura gioia e consolazione nella nostra vita. Ti preghiamo che tu assisti la nostra vita in questa sera. Benedici le anime nostre e guidaci nel mentre apriamo questo servizio. Nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Alleluia. Cantiamo un altro cantico. Gloria a Gesù. 704. Grazie.
fiume che scende dall'alto dei monti, è come sorgente limpida e pura, che annaffia e dissetta che il cuore dell'uomo, è con te da ogni giorno la grandezza del creatore. Solo nome che sotto il cielo può salvare, al nome glorioso del Signore. Il fiume che scende dall'alto dei monti è come sorgente limpida e pura, come acqua pura che lava il mio cuore, infonde la pace, la gioia, il perdono e le voci dei cuori si innalzano al Re. Canti di lode a te, ora salgo verso il cielo, canti di gioia ci salvò, al solo nome che sotto il cielo può salvare, al nome glorioso del Signore. Canti di lode a te, ora salgo verso il cielo, canti di gioia al Re, a colui che ci salvò, al solo nome che sotto il cielo può salvare, al nome glorioso del Signore Gesù. Gloria al Signore, accomodatevi. C'è un fiume di grazia che scorre dal trono, è come acqua pura che lava il mio cuore e infonde la pace, la gioia e il perdono e le voci dei cuori che si innalzano al Re. Questo è Gesù che fa quest'opera. Questo fiume, chiaramente, simbolicamente, è Gesù che scorre quell'acqua pura e che lava, che infonde pace, infonde gioia nella nostra vita. Dobbiamo sperimentare tutto questo. Se lo vogliamo, apriamo il cuore al Signore, preghiamo il Signore, il Signore ci darà grazia di vedere tutto questo nella nostra vita. Scopriremo come il Signore è buono, scopriremo veramente come il Signore lava e perdona la nostra vita, come infonde la pace e la gioia che manca oggi. Mentre il Signore ci vuole riempire della sua pace, della sua gioia, ci vuole riempire del suo amore e vuole darci il perdono, perché la Scrittura dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma per mezzo di Cristo Gesù noi riceviamo il perdono, la salvezza e la vita eterna. Ma è necessario che da parte nostra, da parte dell'uomo, da parte della donna, vanno a Gesù, vanno a questo fiume
che fa quest'opera straordinaria. Allora noi insieme possiamo cantare al Re, colui che ci salvò, colui che ha dato grazia alle anime nostre di appartenere a Lui, di essere Suoi figliuoli. Il Signore non fa distinzione di persone, ma chiunque va a Lui riceve il perdono, riceve la salvezza, riceve la pace, riceve la gioia. Basta solo che noi decidiamo di aprirci al Signore e il Signore fa quest'opera straordinaria. Gloria al Signore. Vogliamo cantare un altro cantico? 798. A te la lode, Gesù. Ti benediciamo, Signore, con tutto il nostro cuore. Unitevi a noi che ascoltate, potete essere benedetti stasera, consolati dal Signore, non dalle nostre parole. Viviamo per servirti ora.
siamo per servirti, o Re. Ci sono tanti scopi nella vita di persone in questo mondo, chi si dedica completamente allo sport, chi allo studio, chi alla politica, chi altre cose. Allora si orientano verso una certa direzione. Il credente vive per servire il Signore e questa è una cosa meravigliosa. La nostra vita è dedicata al Signore e noi vogliamo e intendiamo vivere fino alla fine per il Signore. Perché la cosa più importante, la cosa più nobile che una persona possa fare è quello di essere al servizio del Signore, è quello di decidere per il Signore. Viviamo per servirti, o Re. Non è che viviamo per mangiare e per bere. Sicuramente per mantenerci serve anche quello, ma il punto qua è spirituale. E allora noi vogliamo vivere e lo scopo nostro principale è quello di servire Gesù, di servire il Re dei Re, il Signore dei Signori. E siamo tutti uniti insieme appunto per dare lode e gloria al nome del Signore. Noi ci prostiamo, adoriamo, glorifichiamo, benediciamo il nome del Signore. Invitiamo anche a te a farlo. Scoprirai la gioia e la pace del Signore. Scoprirai come Dio è buono, come Gesù è meraviglioso, scoprirai il piano di Dio che è straordinario, qualcosa che tu non hai mai provato prima. Se lo sperimenti allora potrai capire veramente che cosa significa servire il Signore e onorare Gesù. Alleluia. Vogliamo cantare un altro cantico? Sembra buttarti giù e tutti i cari amici tu non li trovi più. Ricorda che Gesù è tuo amico e il tuo pianto asciugherà e se il tuo cuore è afflitto alza le mani al cielo. Oh, io so che riuscirò a rimanere in piedi, non importa di cosa accadrà, se la vita mi annidò, Gesù so che riuscirò a rimanere in piedi, non importa di cosa accadrà, se la vita mi annidò. Sembra buttarti giù e tutti i cari amici tu non li trovi più. Ricorda che Gesù è tuo amico e il tuo pianto asciugherà e se il tuo cuore è afflitto alza le mani al cielo.
che riuscirò a rimanere in piedi. Non importa di cosa accadrà, se la vita mi annido, con Gesù so che riuscirò a rimanere in piedi. Non importa di cosa accadrà, se la vita mi annido. Gli amici possono influenzare in qualche modo anche la nostra vita. Possono influenzare, come dice il canto, se le difficoltà sembrano buttarti giù e tutti i cari amici tu non li trovi più. Ricorda che Gesù è il tuo amico, il tuo pianto asciugherà e se il tuo cuore è afflitto, alza le mani al cielo. Quindi abbiamo il vero amico. Gli amici, come abbiamo cantato, ci possono anche lasciare, li perdiamo per strada, a volte per una offesa, a volte per una cosa, a volte per un'altra, poi se ne vanno. Ma ricordiamo sempre che Gesù è il tuo amico fedele, il nostro amico fedele, e non solo, ma nelle difficoltà, nelle prove, nella malattia, quando c'è il lutto, quando ci sono altre cose, egli asciuga il pianto, gloria al Signore. È colui che ci consola, che ci ristora in tutte le faccende magari negative della nostra vita. Dobbiamo soltanto credere fermamente che egli lo può fare e lo vuole fare e noi saremo veramente consolati e sostenuti dal Signore. Adesso ci vogliamo alzare le piedi, vogliamo pregare il Signore. Chiunque si sente di pregare, prega il Signore. Gloria al Signore. A te la lode, Gesù. Vorrei invitare anche a quelli che sono a casa a pregare con noi. Pregare con noi ricevono le stesse benedizioni che riceviamo noi. Dio è buono, largisce le sue benedizioni in un momento a tutto il mondo, a tutti coloro che sperano in Lui. Quindi benedice noi, benedice voi, benedici quanti vogliono benedire e glorificare il nome del Signore, vogliono servirlo. Alleluia. A te la lode, Signore. A te appartiene la lode, la gloria e il ringraziamento. Siamo qui per adorare il Re, siamo qui per adorare te, o Signore. E lo facciamo con tutto il cuore, sentiamo la gioia della tua presenza in mezzo di noi. La gioia, o Signore, delle tue benedizioni, che ristori, che consoli ogni cuore. Gloria, gloria al Signore, gloria al Signore. Diamo lode al Signore tutti quanti insieme. Dio farà cose belle e straordinarie nella nostra vita, perché il Signore fa solo cose buone, fa solo cose importanti, fa solo cose piacevoli alla nostra vita, al nostro cuore, al nostro essere. Alleluia, santo, santo è il Signore, santo è il Signore, santo è il Signore. Alleluia. Meriti la gloria e l'onore, io alzo le mie mani ed esalto il nome tuo. Sei prodigio e meraviglia, fai gli ammalati guarirà, la tua mano salverà. Tu meriti la gloria e l'onore, io alzo le mie mani a te ed esalto. Gloria e l'onore, io alzo le mani.
come te. Nessun altro è come te. Grande sei, prodigio e meraviglie fai. Gli occhi ai ciechi aprirà. Prodigio e meraviglie fa, gli ammalati guarirai, la tua mano salverà. Grande sei, grandi miracoli tu fai, nessun altro è come te, nessun altro è come te. Grande sei, prodigio e meraviglie fa, gli occhi ai ciechi aprirà, ed i sordi sentirà. Gloria al Signore, grandi miracoli tu fai, Gesù, alleluia. I sordi possono sentire, i ciechi possono vedere, i zoppi possono camminare. Anche dal punto di vista spirituale avviene tutto questo, perché se non vede bene la sua parola, se non hai visto bene che cosa devi fare, Gesù apre gli occhi e allora ti fa vedere la sua gloria. Santo è il Signore, santo è il Signore. Santo è il Signore. Gloria a te, Gesù, alleluia. Antonietta, ci vuoi guidare nella preghiera? Gloria a Gesù. A te la gloria, Padre nostro celeste, noi ti ringraziamo e ti benediciamo tutti insieme. Amen. Perché è una grazia essere alla tua presenza, Signore, e questa è una grazia che solo tu, Gesù, ce l'hai fatta ad ognuno di noi. Andando sulla croce ci hai portato, Signore, la salvezza delle anime nostre, ma non solo la salvezza, Signore, tu hai portato libertà, guarigione, hai fatto segni, miracoli e prodigi, Signore, in tutto questo tempo, Signore, negli uomini tuoi, Signore, tu hai operato, Signore, attraverso di loro segni, miracoli e prodigi, miracoli grandi, Signore. Noi crediamo ancora in questo tempo che tu compi miracoli e meraviglie, Signore, opere di salvezza, Signore. Apri gli occhi a coloro che non vedono, Signore, ma non solo gli occhi fisici, perché tu sei potente ad aprire, Signore, ma gli occhi spirituali. Abbiamo bisogno di essere aperti, Signore, noi come popolo tuo, per comprendere le meraviglie della grazia tua, Signore. Noi abbiamo bisogno che tu apri i nostri cuori questa sera. Amen. Che tu purifichi i nostri cuori, Signore, i cuori del popolo tuo attraverso il sangue di Gesù Cristo. Amen. E che tu ci possa riempire, Signore, di una pioggia di benedizione, che tu te ne possa servire attraverso il tuo servo questa sera, Signore. Ungilo, guidalo tu, potenzialo, Signore, affinché possiamo ricevere una parola fresca, una parola potente, una parola grande di benedizione ad ognuno di noi, Signore, perché tu vuoi dare anche risposte attraverso la tua parola, Signore. Tu vuoi portare, Signore, risposte grandi, liberazione, guarigione, salvezza questa sera, e noi crediamo pienamente, Signore. Consola il tuo popolo, Signore, rispondi alle preghiere del tuo popolo, Signore. Amen. Che in questo momento stanno alla tua presenza, Signore. Benedicili tu, Signore, mantienici uniti a te, Signore, perché proprio in questo tempo abbiamo bisogno di restare aggrappati a te, Signore, affinché quando arrivano quelle onde, Signore, quelle tempeste che ci vogliono annientare, noi restiamo fermi in te, Signore, perché tu sei la nostra rocca, tu sei il nostro rifugio, Signore. Grazie per tutto quello che tu hai fatto e per quello che continuerai a fare, Signore, perché noi siamo certi che questa sera, Signore,
tu benedirai grandemente il tuo popolo. Amen. E toccherai anche il cuore di coloro che non ti conoscono, Padre. Amen. Benedici, Signore, quest'opera, benedici il tuo servo, benedici quanti i tuoi servi stanno al tuo servizio, Signore. Benedicili, Signore, e portaci avanti, Signore, perché sappiamo che il tuo ritorno è vicino e noi vogliamo incontrarti nell'aria, Padre. Grazie, grazie per Gesù e per il tuo grande amore. A te rendiamo lode, onore e gloria, Gesù. Grazie. A te la gloria, Signore. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Gloria al Signore. A te la lode, Gesù, a te l'onore. Meraviglioso tu sei, Gesù. E noi ti diamo la lode e la gloria. Alleluia. Gloria al tuo nome. La tomba è vuota, il corpo suo non c'è. Perché cerchi il vivo tra i morti? Gesù vive, non si trova qui. Egli è degno della nostra lode. Egli è degno della nostra lode. È glorioso, meraviglioso. Egli è il tutto per me. La pietra del sepolcro mossa a me. La tomba è vuota, il corpo suo non c'è. Cerchi vivo tra i morti, Gesù vive, non si trova qui. Egli è degno della nostra lode. Egli è degno della nostra lode. È glorioso, meraviglioso. Lode, egli è degno della nostra lode, è glorioso, meraviglioso, egli è il tutto per me, è glorioso, meraviglioso. Egli è il tutto per me.
donne, accomodatevi. Gloria al Signore, egli è degno, dice l'autore, della nostra lode. Egli è degno della nostra lode, glorioso e meraviglioso, egli è tutto per me. Io penso che al credente non può farne almeno di Gesù, perché veramente tutto, sotto ogni aspetto, egli ci è vicino, ci ristora, ci consola, ci aiuta, ci dà pace, ci dà tutto quello che noi abbiamo di bisogno e alla fine abbiamo la vita eterna, stare con Lui per l'eternità. Non dimentichiamo che senza il Signore non c'è vita eterna, senza il Signore non c'è paradiso, senza il Signore non c'è nessuna speranza. Mentre in Cristo troviamo ogni cosa che fa bene alle anime nostre, alla nostra vita ed ogni cosa. E poi lo godremo per tutta l'eternità. Dobbiamo quindi cercare la presenza del Signore. Egli è degno, vuole, desidera essere lodato da ciascuno di noi. E noi dobbiamo lodarlo perché Egli lo richiede. È glorioso, è meraviglioso, è tutto. Senza il Signore non si può stare. Senza il Signore non c'è ordine, c'è tutto disordine. Col Signore c'è ordine, nella vita, nel corpo e nell'anima. Noi diamo sempre lode a Gesù. Bene, siamo nella libertà delle testimonianze, se qualcuno vuole testimoniare. Gloria a Gesù. Signore sia lodato. Voglio ringraziare il Signore come se la sua presenza e sento di leggere un verso che il Signore ha messo nel cuore da trasmettere per quanti sono all'ascolto e anche per ognuno di noi. Si trova nel Salmo 55, il verso 22. Getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti sosterrà e non permetterà mai che il giusto sia smosso. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Amen. Gloria a te. Gloria al Signore. Se c'è qualcun altro, se no cantiamo un altro cantico. Va bene? Poi leggiamo la parola del Signore. Acconsentite a tutto. Gloria a Gesù. Va bene, cantiamo un altro. Come? 876. Tu
per gli orfani, ma sono te, tuo grande nome, c'è guarigione, risurrezione, ma sono te. Il mondo loderà il tuo nome, il tuo nome. Tu perdoni, tu guarisci, Dio onnipotente, mi difendi, mi salvi, tu sei mio re, mi perdoni. Mi guarisci, Dio onnipotente, mi difendi, mi salvi, tu sei il mio re. Mi perdoni, mi guarisci, Dio onnipotente, mi difendi, mi salvi, tu sei il mio re. Yeshua, degno è l'agnello che in croce morì. Uomo è vero Dio, tu sei esaltato re, il mondo loderà il tuo nome, il tuo nome, il tuo nome. Gloria al Signore, meraviglioso poter cantare le lodi al Signore per quello che Egli è, prima di tutto, per quello che Egli ha fatto e per quello che Egli farà ancora. Stasera ci sono io a fare il culto, però il fratello Cataldo non è potuto venire per altri motivi, però viene domani o dopodomani, appena possibile. Ok? Vi do i saluti da parte sua. Gloria al Signore, noi siamo contenti di stare insieme, sono stato qua già altre volte e sicuramente il Signore ci darà una parola buona per la nostra vita, perché il Signore dà sempre una parola buona, il Signore non dà parole cattive, parole che sono disoneste, ma il Signore parla sempre di cose buone e soprattutto invita sempre le persone ad andare a Lui. Venite a me, disse Gesù, di andare a Lui, perché in Lui c'è la risposta, perché in Lui c'è la soluzione dei problemi, perché in Lui c'è la pace. Quindi andare al Signore, non abbiamo nulla da perdere, ma abbiamo tutto da guadagnare, perché quando parliamo del Signore, Gesù, dobbiamo considerare che stiamo parlando di un grande Dio che ha creato il cielo e la terra, e anche a noi. Quindi non stiamo parlando di un personaggio, non stiamo parlando di Napoleone, non stiamo parlando di Garibaldi, stiamo parlando di un Dio grande, trino. E allora ci invita ad andare a Lui perché vuole perdonarci, vuole sostenerci, vuole dare benedizione alla nostra vita e alla fine la vita eterna. Alcuni pensano che si può risolvere questo problema anche attraverso altre persone. Non è possibile perché l'unico mediatore è Cristo Gesù. E quindi dobbiamo andare sempre al Signore, del continuo. E non è una fatica, ma è una gioia quotidiana, alzarsi la mattina e invocare il nome del Signore, pregare. E così la sera, così il giorno, comunicare sempre col Signore. Amen. Bene, leggiamo la parola del Signore nel libro di Osea, poi leggeremo anche in Matteo. Osea capitolo 4, cominciando dal primo versetto. Stavo leggendo senza occhiali, probabilmente mi viene la vista. Gloria al Signore. Signore, abbiamo detto prima che può fare anche questo.
Non ci credete? È possibile che Dio ti schiarisce gli occhi e ci vedi senza occhiali. Vedi, vedo pure, però per essere più precisi mettiamo. Poi mano a mano il Signore fa l'opera sua. Sapete, ci sono dei miracoli che sono immediati. Il Signore li fa subito, in seduta istante. Poi ci sono dei miracoli che sono progressivi e il Signore li fa attraverso il tempo. Ma sia l'uno sia l'altro è sempre opera del Signore. Amen? Ci sono delle persone, magari hanno avuto problemi di salute, però poi dopo 6 mesi sono passate bene, oppure dopo 1 anno. Ci sono persone invece che immediatamente hanno ricevuto la guarigione, dalla sera alla mattina si sono trovate bene. Noi non possiamo indagare su questo, perché queste sono cose del Signore. Sono cose esclusivamente che riguardano a Lui. E Lui agisce e fa come a Egli piace. E noi non ci dobbiamo, lamentare, ma dobbiamo dare lode e gloria al Signore. Osea 4, diciamo 3 versi, dal primo verso. Ascoltate la parola del Signore, o figli di Israele. Il Signore ha una contestazione con gli abitanti del paese, poiché non c'è verità, né misericordia, né conoscenza di Dio nel paese. Si spergiura, si mente, si uccide, si ruba, si commette adulterio, si rompe ogni limite e si aggiunge sangue a sangue. Per questo il paese sarà in lutto. Tutti quelli che lo abitano languiranno, e con loro gli animali della campagna, gli uccelli del cielo, perfino i pesci del mare spariranno. Amen. Fino a qui la lettura della parola del Signore. Ho letto questi versetti perché il popolo era considerato, ed è popolo di Dio, e quindi si vantava di essere il popolo di Dio, faceva anche bene a farlo, però col tempo, va bene, se n'era un po' calato l'adorazione, il servizio al Signore, si era lasciato un po' andare e quindi aveva perso di vista quello che era il piano di Dio, quello che era la volontà di Dio. Quindi aveva perso di vista e si era abbandonato un po' a se stesso. Dio li richiama l'attenzione e dice: come mai siete arrivati a queste condizioni? Eppure era un popolo che Dio amava, ma questo popolo si lascia andare. E il Signore in qualche modo lo ammonisce dicendo: ascoltate la parola del Signore, o figli di Israele. E il Signore vuole che quanti desiderano servirlo devono ascoltarlo quando egli parla, perché parla sempre per il bene dell'uomo, parla sempre per il bene di ciascuno di noi. E quindi dicevo, questo popolo che era contento di appartenere a Dio, però si lascia andare. E le opere che faceva questo popolo, come abbiamo letto, non erano le opere che Dio richiedeva, e vivevano ognuno per se stesso. E commettevano tante cose che Dio aveva vietato loro, no? Non c'è verità, né misericordia, né conoscenza di Dio nel paese. Si spergiura, si mente, si uccide, si ruba, si commette adulterio, si rompe ogni limite. Oggi stiamo vivendo questo tempo. Si vive così. Eppure le persone si vantano che la loro religione è quella buona. Però poi ci sono tutte queste cose. Poi quell'altro, no, si vanta che la sua religione, che il suo popolo, il popolo a cui appartiene, no, è un popolo veramente sottomesso e consacrato al Signore, ma in realtà poi commettono tante altre cose. E anche qui il popolo era un popolo che apparteneva al Signore, ma poi nelle azioni questo popolo viveva lontano dal Signore. Quindi non viveva quello che Dio aveva stabilito per loro. E quindi commettevano tutte queste cose e dichiaravano di essere popolo. Infatti il Signore
lo chiama popolo, o figli di Israele. Israele era il popolo di Dio. Il Signore ha una contestazione sugli abitanti del paese poiché non c'è verità. E oggi non c'è verità, c'è la menzogna che va a gonfie vele. Non c'è verità, eppure le persone dicono la mia religione è migliore. E poi siamo anche di più di voi. E poi troviamo un altro, la nostra religione è migliore, ma poi vai a parlare e non dicono la verità. Basta parlare con poche persone, 2 o 3 giorni, e scopri che quello che hanno detto l'altro ieri poi non è verità di quello che hanno detto oggi. E non c'è verità. E poi non c'è neanche misericordia. Magari verso i bisognosi, verso i sofferenti. Allora si viveva così, ognuno per i fatti suoi. Va bene? Ognuno per i fatti suoi. E non si viveva quello che Dio aveva stabilito, perché qui Dio dice che cosa dovevano fare. E quando Dio dice non c'è verità nel paese, né misericordia, né conoscenza di Dio, è perché le cose dovevano essere così. Dio aveva stabilito che si doveva andare avanti così, e cioè con la verità, ma non c'era. Poi si doveva andare avanti con la misericordia, ma la misericordia non c'era più. Ognuno se ne andava per la sua strada, e se c'era un bisognoso, c'era uno che aveva problemi, misericordia non esisteva. Poi incontrava un altro e diceva, io sono del popolo di Dio, io faccio parte al popolo del Signore. Ma poi la misericordia che Dio richiedeva, perché qui Dio richiede la misericordia, non c'era. La verità Dio richiedeva, ma la verità non c'era. E allora si viveva nell'abbandono e Dio li contesta. E dice la scrittura, il Signore ha una contestazione con gli abitanti del paese, poiché non c'è quello che io ho detto. E quindi non c'era conoscenza di Dio, perché non c'era conoscenza di Dio? Ma voi sapete che oggi ci sono persone che non sanno ancora perché Gesù è venuto sulla terra? Ma ce ne sono. A volte quelle persone che vediamo tutti i giorni, poi gli vai a parlare, dice, vedi che se tu non accetti Gesù, che ha fatto un sacrificio sulla croce per noi, non sei salvato. Ma come? Ma sembra che scendano dalle nuvole, proprio dalle nuvole. Non hanno conoscenza, né misericordia né conoscenza di Dio nel paese. Perché? Perché non c'era chi ne parlava, non c'era chi insegnava la parola di Dio. Non c'erano più le persone che erano addette per insegnare, per parlare del Signore, della legge del Signore, e le persone si erano dimenticati perfino della conoscenza di Dio. Quindi non conoscevano Dio. Oggi le persone, la maggioranza, non conosce Dio. E quando gli parliamo sembra tutto strano. Uno l'altro ieri si girava così, ma come, che dice? Ma come, che dico? Dico che deve accettare Gesù, perché se no non sei salvato, non ci credi. Poi te ne accorgi dopo, è troppo tardi. Quindi non c'era conoscenza di Dio perché nel popolo non facevano il culto. Non c'era chi predicava, non c'era chi insegnava la parola di Dio. Non c'era nessuno. E il popolo non aveva conoscenza. Addirittura erano arrivati alle conclusioni che non sapevano neanche che cosa dovevano fare. Perché non sapevano neanche pregare più. Non sapevano cantare le lode del Signore. Non sapevano come si svolgeva il culto. Perché non andavano in chiesa. Vivevano così. E Dio dice, attenzione, io devo fare un richiamo, perché voi non state vivendo la mia volontà.
E il Signore desidera che noi abbiamo conoscenza della parola del Signore, ma se non la leggi la Bibbia, non potrai mai avere la conoscenza. Se non leggi la Bibbia, non potrai mai capire Dio che cosa vuole da te. Per sentito dire, ah, ma c'è la festa, ah, c'è quest'altra cosa, e ti accontenti di questo. Ma non è possibile così, ma bisogna arrivare alla conoscenza di Dio. Questo popolo lontano da noi, prima ancora della grazia, aveva perso la conoscenza di Dio. La conoscenza di Dio si perde anche oggi. Se non leggi, se non mediti, questo vale anche per i credenti. Non vale solo per quelli che non sono credenti o che rifiutano di servire il Signore. Non leggono la mattina, non leggono il giorno, non leggono la sera, non pregano. E poi vorrebbero pregare in chiesa, ma non ce la fanno. Magari si vergognano pure in chiesa di pregare. Perché hanno perso la conoscenza di Dio. Per avere la conoscenza di Dio bisogna leggere e meditare la sua parola. Non ci sono altre strade. Dio nella sua onniscienza, va bene? Ha fatto scrivere la Bibbia. Questa non è voluta dall'uomo, la Bibbia non è voluta da Mosè, da Davide, dagli apostoli, la Bibbia è voluta da Dio. E nell'Apocalisse dice a Giovanni Gesù, scrivi, scrivi queste cose e annuncia la verità. Quindi la Bibbia ci parla del Signore e ci mette in ordine. E abbiamo anche conoscenza di Dio, altrimenti viviamo senza la conoscenza di Dio. Quindi vedete com'è importante avere la conoscenza di Dio, perché senza la conoscenza di Dio non c'è salvezza, caro amico che ascolti, non c'è salvezza. Se tu non conosci Dio non puoi essere salvato, se non conosci Gesù non puoi essere salvato. Uno può essere salvato se conosce Dio. Qui il popolo, va bene, non aveva più conoscenza di Dio e Dio li richiama. Ma come mai? Il mio patto l'avete cancellato? Nelle vostre case la Bibbia non c'è più? Fate tutto quello che volete? E poi? Non avete neanche misericordia, perché? Perché non leggete nella parola che ci vuole la misericordia e perciò non la praticate. Perché nelle case non c'è neanche la Bibbia. E allora si vive lontani dal Signore. Mentre il Signore vuole che noi viviamo vicini a Lui. Si spergiura nel paese, si mente. Dicevano la bugia gli uni con gli altri. Ma pensate un po'. Noi siamo il popolo di Dio e dicevano la bugia gli uni con gli altri. Oggi si fa lo stesso, eh? Siamo il popolo di Dio ma poi si dice la bugia. Ma perché dice la bugia? Perché dice la bugia? Perché non legge qua. Ma se leggesse nel libro del profeta Osea troverebbe scritto non dire la bugia. Ma non solo qua, tutti i libri parlano che non devi mentire. E questi invece dicevano la bugia, si spergiura, si mente, si uccide. Oggi non possiamo accendere la televisione. Il marito ha ammazzato la moglie ha ammazzato il marito, il padre ha ammazzato il figlio ha ammazzato il padre. Ma qua stiamo vivendo l'Apocalisse. Perché? Perché manca la Bibbia. Perché non c'è la conoscenza di Dio nel paese. In Italia sembra che è un paese molto religioso, però nelle case la Bibbia non c'è. Se qualcuno
così sente dire più o meno, ma poi se tu gli citi un passo della Bibbia non sanno nemmeno che esiste, perché no, alcuni non la conoscono proprio. E quindi si commette tutto questo perché non si ha la parola di Dio, perché la parola di Dio incute timore di Dio, e allora non ti fa dire la bugia, allora non ti fa rubare, allora ti fa essere misericordioso, la parola di Dio, perché ti crea dentro di te questa cosa che Dio non vuole che faccio questo o quest'altro, ma che Dio vuole che faccio questo e quest'altro. Perché ci sono delle cose che non dobbiamo fare, però ci sono delle cose che dobbiamo fare, magari non le facciamo. E quindi si mente, si uccide e si ruba. Non puoi accendere la televisione, hanno rubato qui, hanno rubato lì, hanno rubato lì. Hanno ammazzato uno per 200 euro, hanno ammazzato un altro per 3.000 euro. Ma che stiamo, in allevamento di polli o di conigli? Ma sapete perché avviene questo? Perché manca il timore di Dio. Perché non hanno la conoscenza di Dio nel paese. Non hanno la conoscenza di Dio e quindi vivono allo sbando. Chiaramente non possiamo generalizzare perché ci sono anche i credenti, ma la fetta più grande vive lontana dal Signore. E poi si ruba. E voglia che si ruba. E non è che rubano solo i delinquenti, rubano anche gli altri, quelli che sono considerati onesti. Li sentiamo per televisione, la televisione dice tutto, i giornalisti fanno una cosa grande, dicono tutto, pure quelle serie. Vede che là hai imbrogliato, ti sei preso 100.000 euro, 200.000 euro, 300, 500, come se fossero patate, no? E allora si ruba. Si commette adulterio, non ne parliamo proprio. Perché entriamo in un campo difficile. Si rompe ogni limite e si aggiunge sangue a sangue. Questo è del tempo di Osea. Ma oggi non è cambiato molto. La differenza però oggi, noi siamo avvantaggiati perché viviamo il tempo della grazia. E allora c'è la possibilità di chiedere perdono a Gesù e Gesù ci perdona immediatamente. Hai rubato, Dio ti perdona. Hai fatto del male, Dio ti perdona. Rubavi, Dio ti perdona. Commettevi adulterio, Dio ti perdona. Non hai avuto misericordia, Dio ti perdona. Non hai detto la verità, Dio ti perdona. Basta che vai a Gesù. Questa è la differenza tra il vecchio e il nuovo. Noi stiamo vivendo nel nuovo. Noi stiamo vivendo il tempo della grazia. Da 2000 anni a questa parte stiamo vivendo il tempo della grazia. Chi crede nel Signore, chi va al Signore, riceve perdono. Perché la vita dell'uomo è come questo popolo, travagliata tra tutte queste cose. Ma quando andiamo a Gesù, il Signore perdona i nostri falli, i nostri peccati e ci mette in carreggiata buona e ci dà una prospettiva nuova, ci dà grazia di realizzare la presenza del Signore nella nostra vita e godiamo quella pace che il Signore sa dare e la salvezza delle nostre anime. Non è uno scherzo tutto questo, è qualcosa di importante per ognuno di noi. Gloria al Signore. L'esortazione che Osea fa al popolo da parte del Signore, che si era allontanato, non era andato, cioè in un altro paese e si era allontanato, ma in quello stesso paese vivevano lontani da Dio, perché le opere loro, come abbiamo detto, erano malvagie. Il loro comportamento era depravato. Non c'era più la verità, né misericordia, né conoscenza di Dio. Si rubava, eccetera, eccetera. E quindi dobbiamo valutare tutto questo, perché qui il Signore, dice la Scrittura, ammonisce
Israele. Israele ammonito per la sua infedeltà, perché in questo stato è uno stato di infedeltà, non di fedeltà al Signore. Poi ci sono quelli che dicono che sono fedeli, però poi non dicono la verità. E quindi viviamo in questo stesso stato, non c'è la fedeltà verso Dio, ma si vede, perché c'è troppa malvagità. Ma ognuno vive come vuole. E qui entra in fase l'era della grazia. Dio ci invita a tornare a Lui e a trovare ordine nella nostra vita, sia pratico che spirituale. Quindi in Matteo 11:28 Gesù dice: venite a me, affaticati e oppressi, e io vi darò riposo alle anime vostre. Perché diversamente non possiamo trovare risorse nel mondo e tutto ciò che è intorno a noi. Perché intorno a noi c'è tutta questa situazione critica, come ai tempi di Osea. Matteo 11:28 dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Dio vuole dare pace alle anime nostre. Chi ci fa stare agitati è l'anima quando è turbata, ma il Signore vuole dare riposo per godere quella pace che solo il Signore può dare. Non la può dare nessun'altra persona, sia quelle passate, sia quelle presenti, sia buona, sia non buona. Non ne possono dare, perché la pace profonda viene dal Signore. Il vero riposo viene dal Signore, ma il Signore ci dice: venite a me. Quindi il momento che andiamo al Signore, travagliati, affaticati e oppressi, Egli darà riposo alla nostra vita. Cancellerà tutti i peccati del passato e ci darà grazia di vivere, va bene, l'ambiente spirituale. Ci darà grazia di vivere per Lui. Gloria al nome del Signore. Voi che siete oppressi, venite a me. Allora dobbiamo andare a Gesù. In Lui c'è la speranza. In Lui c'è la vita. In Lui c'è la gloria. In Lui possiamo trovare la risorsa sotto qualsiasi aspetto della nostra vita. Altrimenti siamo fuori del disegno di Dio. Ma perché non entrare nel piano di Dio? Se è così semplice. Gesù non ci vuole rinfacciare il passato. Gesù non ci vuole rinfacciare quello che dice Osea, questo popolo che era diventato corrotto, ma vuole perdonare. Vuole perdonare quanti vanno a Lui. Noi quando ne siamo qui abbiamo fatto questa esperienza, abbiamo ricevuto perdono, siamo andati a Gesù e il Signore ci ha perdonato. Ma questa esperienza la puoi fare anche tu che sei a casa. Questa esperienza se tu vai a Gesù e tu non vuoi pensare che Gesù ti richiama, ti rimprovera, ma trova Gesù pronto a perdonare. Venite a me. Guardate che noi non dobbiamo forzare la mano, è Gesù che ci invita. Venite a me, voi che siete affaticati e oppressi, sia dal punto di vista spirituale e sia dal punto di vista pratico, possiamo essere affaticati e oppressi. Del troppo lavoro, della casa, dell'ambiente, dove viviamo, ci affatichiamo e ci opprimiamo, ma anche dal punto di vista spirituale. Puoi essere in queste condizioni, affaticato e oppresso, perché non sei capace di decidere, perché come abbiamo letto nel libro di Osea, nessuno ha timore di Dio. Nessuno legge la verità. E allora tutto questo porta le persone ad essere affaticati.
perché non c'è chiarezza nella propria persona. L'anima è inquieta sotto tanti aspetti e si lascia condizionare da chi qua e da chi là. Mentre il Signore dice venite a me e imparate da me. Che cosa dobbiamo imparare? Dobbiamo imparare la mansuetudine. Io sono mansueto, imparate da me a essere mansueti. Imparate da me a essere umili di cuore. Perché così facendo troverete riposo alle anime vostre e starete bene. Se lo dice Gesù è perché le cose stanno veramente così. Quindi andando a Lui noi troviamo la soluzione alle anime nostre e alla nostra vita. Poiché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Il giogo era quell'arnese che si metteva sul collo dei buoi, era pesante e poi dovevano tirare anche la rata. Venite a me, dice Gesù, che il mio giogo e il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Quindi l'opera, in sostanza, qui dice il Signore, l'ho fatta già io quando morì sulla croce, tutto è compiuto. Ecco come si trova, perché la parola del Signore è sempre precisa in tutte le cose. Gloria al Signore. Gesù vuole farci grazia di perdonare i nostri peccati e trovando riposo, salvezza, pace alle anime nostre, cominciando una nuova vita con Gesù. Attraverso la sua grazia, egli cancella il passato e ci perdona se accettiamo l'invito del Signore. Venite a me e troverete tante cose belle che ci ha promesso il Signore. Il Signore non mente, quando dice una cosa la fa. E quando noi andiamo a Lui troviamo tutto ciò che abbiamo di bisogno. Se andiamo da un dottore specialista, è addetto alla schiena, però non è addetto alla testa. Andiamo da quello della testa, non è addetto, poi andiamo da un altro, magari è addetto allo stomaco. E ognuno ha la sua specializzazione. Ma se vai a Gesù, ce l'ha tutte le specializzazioni. Il corpo lo conosce profondamente, ogni millimetro, Dio conosce tutto. E allora in Lui possiamo trovare la risposta ai nostri bisogni e alle anime nostre. Nell'Evangelo di Marco 3,13 Dio chiama i discepoli. Chiamò i discepoli ed essi andarono a Lui. Quindi chiamando ai discepoli sono andati. E noi ti vogliamo dire questa sera vai anche tu, perché il Signore questa sera chiama anche a te, cancellando il passato, cancellando la storia di Osea e di quel popolo, vuole darti una vita nuova, sempre in Cristo. Ma è importante che noi andiamo al Signore, perché il Signore è venuto per salvare, perché e poi nell'Evangelo di Matteo dice venite a me. L'unica risorsa è Gesù e noi dobbiamo andare a Lui. Siamo contenti di averlo fatto come siamo qui. Quando i credenti hanno accettato il Signore sicuramente sono felici di averlo fatto, ma noi vogliamo invitare ancora a quanti sono lontani. E forse stanno vivendo il tempo di Osea, dove non c'era misericordia, dove non c'era la verità, dove non c'era nulla di buono. Mentre invece in Cristo comincia una nuova era, l'era del perdono, l'era della grazia. L'era più facile è proprio questa. Prima per essere perdonati dovevano portare un agnello, montone, dovevano offrirlo. Cioè c'era un sacco di lavoro da fare. Adesso no. Basta che apriamo il cuore, diciamo Signore, voglio venire a te, entra nella mia vita, dammi il perdono. Quindi perché rifiutare l'invito?
Senza Gesù non possiamo fare nulla, ma se andiamo a Lui possiamo ogni cosa. L'invito apri il cuore a Gesù e sarai salvato. Comincia una nuova vita con Gesù. Avrai gioia, pace e alla fine la vita eterna. Amen? Questa cosa ci porta avanti, ci riempie la vita. Diversamente saremmo annientati. Ma con Gesù abbiamo la vittoria. Gesù disse, io ho vinto e vincerete anche voi. E noi abbiamo questa certezza che con Gesù stiamo bene qua e stiamo bene per l'eternità. Amen. Ci alziamo in piedi, preghiamo il Signore. Alleluia, gloria al Signore. A te la lode, Gesù. Signore, ti ringraziamo in questa sera, perché abbiamo avvertito la tua gioia nella nostra vita, la tua pace profonda, e soprattutto l'invito che hai rivolto a noi e a quanti hanno ascoltato. Venite a me, voi che siete travagliati ed aggravati, io vi do riposo. Le persone non ci credono, ma questa sera fai un'esperienza. Vai a Gesù, chiedi perdono al Signore, chiedi aiuto al Signore, ed Egli darà riposo alla tua anima, Egli darà pace alla tua anima. È importante che tu fai questo passo di fede, e noi ti aiuteremo con la preghiera. Signore, benedici gli ascoltanti, benedici noi, benedici quanti sperano nel tuo nome, Signore. Dacci grazia di realizzare continuamente la tua presenza in noi, non soltanto durante il culto, non soltanto durante la predicazione o le testimonianze o la preghiera, ma anche alle nostre case. Signore, vogliamo realizzare che tu sei nei nostri cuori, che tu dai riposo alle anime nostre, e noi ti daremo tutta la gloria e tutta la lode. Nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Amen.